Bentornati sul canale Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare l'aggiornamento della collezione con le ultime uscite di Midnight Factory e di Home Movies, che sono veramente tante, quindi andrò un po' spedito. Cominciamo dalla bomba assoluta. Halloween, l'edizione super figa della Midnight Classic, grande cult di John Carpenter, in questa edizione è veramente strepitosa. Aspetta che ve la apro. Con cartolina, librettino solito curato da Notturno e tre versioni del film, che sono nuovo master restauro 4K, contiene due versioni del film, la versione cinematografica e la extended cut inedita in Italia. Comunque è una figata assoluta per Halloween, direi che è il film perfetto. Poi è uscita anche la versione della Bambola Assassina Reboot, di cui ho già fatto la recensione sul canale YouTube, andatela a vedere, film secondo me notevole, uno dei pochi reboot, remake, chiamatelo come volete, decenti, insomma fatti bene, da mettere di fianco all'altra uscita Midnight Factory, la Bambola Assassina, la versione classic di Tom Holland, veramente figa anche questa uscita qua. Passiamo ai film della Home Movies, che sono praticamente le novità, le ultime uscite di Spasmo Video e altre collane. Comincerei da Stomach di Alex Visani, che realizza un film prodotto da Home Movies che ho già recensito sul sito internet. Ovviamente uno film splatter gore, perché Alex Visani, si sa, è appassionato di questo genere. Per l'appunto è lui il curatore, creatore della collana Spasmo Video, dove ci sono un sacco di film splatter, horror, ultra gore, veramente molto gustosi. Io l'ho già visto, perché l'ho visto in anteprima, però sono ben contento di avere la versione DVD. New Order di Marco Rosson, regista del notevole Shandas River, arriva con questo nuovo horror thriller, credo, in cui c'è anche Franco Nero, insomma, un attore conosciuto, per un film indipendente, mi sembra una cosa bella. Questo probabilmente lo recensirò a breve. Nails, ecco, di questi film so veramente poco, posso solo dire che le cover di Giorgio Credaro sono veramente qualcosa di strepitoso, infatti ve le metto qua perché dovete vederle. Questo è un film horror gore russo e la cosa mi incuriosisce parecchio. C'è anche questo film di Andrei Iskanov, sono tutti e due di Andrei Iskanov, che è Vision of Suffering, è bellissima anche questa cover. E non lo so, questa cosa dello splatter gore russo mi intriga abbastanza. Come sempre vi consiglio di guardare le intro di Alex Visani di questi film che cura lui, perché vi spiega un po', vi introduce in questo mondo, che è un mondo difficile per chi è abituato al cinema, diciamo, commerciale classico, questa roba un po' stramba. VHS Generation, questo l'ho visto, ce l'avevo già in realtà, quindi mi è stato mandato per errore. E io ho quasi finito. Questo mi Sì. Io sto facendo le radici marinate. Bravo. Questo l'ho già visto, è molto interessante perché è una raccolta di film indipendenti, cortometraggi realizzati quando non esisteva ancora il digitale, quindi sono stati fatti in VHS con telecamere VHS. Alcuni sono veramente notevoli, altri sono a un livello un po' più scarso. Diciamo che è veramente un reperto, direi. Poi Dead Butterfly, The Prophecy of Suffering Bible di Davide Pesca, è, penso di non sbagliare, il seguito di appunto Suffering Bible. Diciamo che questo è un genere di film incentrato sul gore, lo splatter e gli effetti speciali. Infatti sono molto curioso di vedere come Davide Pesca si è evoluto in questa fantastica arte di creare gli effetti speciali artigianali, chiamiamoli, quindi senza l'intervento del computer, della CGI. Insomma, sono molto curioso. Tra l'altro all'interno c'è anche un attore che conosco, Nico, che saluto. Sono proprio curioso di vederlo. Color from the Dark, Ivan Zuccon. Qua devo fare un mea culpa perché Ivan Zuccon non ho mai visto nulla, però è un regista indipendente che è abbastanza noto nell'ambiente. Fa spesso film, anzi forse solo, ma comunque spesso film ispirati al mondo di Lovecraft. Color from the Dark è chiaramente un titolo che richiama tantissimo i racconti di Lovecraft. Bellissimo anche la cover, molto colorata. Infatti è tratto da Color Out of Space, di cui credo che stia per uscire anche un film hollywoodiano con Nicolas Cage. Sì, sono abbastanza sicuro, quindi insomma escono in contemporanea. Anche questo qua credo che lo recensirò molto presto perché mi interessa. Qua c'è una piccola citazione che dice: tributa onestamente la scuola italiana di Fulci e Soavi, quindi tanta roba. Poi Sete da Vampira,
e Fame da vampira. Due film in uno di Roger A. Fratter, intervista a Davide Pulici. Insomma, ci sono un bel po' di contenuti extra, due film in un DVD, mi sembra male, insomma. Scena erotica inedita, è già questo, è un motivo in più per comprarlo. Poi, Portrait of Andrea Palmer, che non è il fratello di Laura Palmer, credo. Che non ho capito di chi cazzo è. Ah sì, diretto da C. Houston e Jay Lyons. Ho visto il trailer di questo. A parte che c'è un bel po' di zinne, quindi già per quello vale la pena metterlo nel lettore. Ah sì, vedi, c'è di mezzo cam girl, droga, sesso, sesso estremo, che non so cosa sia. Il fisting forse. Miseria, quella la conosco bene. E niente, insomma, anche questo è da vedere. Ragazzi, sono veramente tantissimi, dovete avere pazienza, li vedrò piano piano piano, uno alla volta, perché solo così posso fare. Oddio, sta cadendo tutto. Poi passiamo alle due chicche più trash che si possano trovare in giro: Robot Ninja e Zombie Cop. Cioè, solo dei titoli sono veramente due trashate galattiche. Poi mi sono andato a vedere i trailer perché la curiosità non era poca. Questo qua, Zombie Cop, è un poliziotto che muore per una questione, insomma, un rito voodoo, torna in vita e diventa uno zombie giustiziere, uno sbirro zombie. Il regista è J.R. Buckwalter, anche di questo. E all'interno, tra l'altro, troviamo lo speciale L'arte del B-movie, curato dai miei amici di Horror Dipendenza, Silvia e Jason. Cioè, la prima parte in uno e la seconda parte nell'altro, quindi dovete comprarli per forza tutti e due. Robot Ninja è praticamente la storia, ecco, questo potrebbe piacere a Emilio Zanardi, che è un fumettaro. È la storia di un fumettista che decide di impersonare l'eroe dei suoi fumetti per uccidere, insomma, per sconfiggere i criminali, ma credo che non finisca bene per lui. So bad it's good, quindi fanno così schifo che sono belli da vedere. Che cazzo vi devo dire? Questo è un po' tutto. Mettiamoli tutti insieme. Questi sono gli ultimi arrivi. Appena finisco di fare un video aggiornamento, il giorno dopo arriva il corriere e mi manda altra roba. Questo è l'aggiornamento della collezione con le uscite Midnight Factory e Home Movies. Eccoci. Questo è qui. Questo, hai visto i film? Li ho visti, li ho sentiti. Li hai sentiti? Questo è Zombie Cop. Zombie Cop deve essere una bomba. Come si dice? Per il Zombie Cop. Speriamo questo non ci scoppi nel culo. Ciao gente. Allora, dallo Zanardi Caffè è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche e passate allo Caffè Zanardi. Ah sì, c'è la birra nuova. Bevi una birra. La triplo malto, la gota. Due birre e te capisci una gota. Ciao ragazzi. Ci vediamo al prossimo video.